L'elettronica attiva infatti ha avuto qualche problema di gioventù, con degli strascichi che ne hanno macchiato la fama fino ad oggi. 30 anni fa sicuramente la componentistica non SMD e la scarsa miniaturizzazione rendeva l'elettronica soggetta a radiodisturbi. Il suono dello strumento, poi, specialmente nei bassi elettrici, veniva compresso fin troppo, con risultati non bellissimi. In studio di registrazione i fonici poi erano spesso scontenti e avrebbero preferito processare il segnale con i loro attrezzi molto più performanti. Negli anni 90 poi c'è stata la corsa al risparmio, con esiti ben prevedibili. Non parliamo poi delle batterie che duravano poco e smettevano di funzionare all'improvviso, dando un suono completamente distorto e inutilizzabile. Gli strumenti passivi dal canto loro avevano un suono più vero, un suono al quale ci eravamo abituati nel corso degli anni. E poi si sa, i musicisti spesso sono molto tradizionalisti al limite del cocciuto. Fu così che arrivarono gli switch attivo-passivo. Ecco, per come la vedo io, questi switch sono una dichiarazione proprio precisa. Ti hanno messo un'elettronica attiva che potrebbe non andarti bene in svariate situazioni, per cui ti do la possibilità di togliere questo optional che hai pagato. Io ho affrontato il problema in maniera un po' diversa. Dovete sapere che progettare i pickup in modo che funzionino sia con elettronica attiva che con elettronica passiva significa scendere a tutta una serie di compromessi. Significa farli suonare benino in passivo e tutto sommato bene in attivo. Questo a me non piaceva. Mi sono imposto una cosa: non vedrete mai uno strumento Birnell uscire di serie con questa personalità bipolare. O suona benissimo in passivo o suona benissimo in attivo. Niente switch, non ce lo metto. Progetto i pickup in maniera tale che suonino benissimo in una configurazione o benissimo nell'altra configurazione. La cosa inizialmente ha infastidito e indispettito molti potenziali clienti, ma alla fine ho capito che un cliente Birnell deve volere un suono Birnell per essere contento. Altrimenti poi il mercato è vastissimo. Quindi ho progettato dei pickup che suonano benissimo in passivo, che sono schermati, silenziosi, perché l'amante del suono old school c'è e ci sarà sempre e ha il suo perché. Per Patrick Givas, ad esempio, ho progettato l'elettronica Quadra Coil, che è fantastica e è completamente passiva, ma anche di questo parleremo poi in seguito. Poi di fatto ho specializzato gli altri miei pickup, i Birnell Low-Z, quelli a bassa impedenza, quelli per la circuitazione attiva, e li ho legati a un'elettronica proprietaria. Questa elettronica è in grado di pilotarli e soprattutto di dare un suono ricco, con tanta dinamica e gradito ai fonici, ai tecnici di palco, agli studi di registrazione, alle pedaliere e ai multi-effetto. Ora, chi vorrebbe mai disattivare un'elettronica così? Un'elettronica la disattivi se non ti piace o se ti crea problemi. Alla fine, insomma, è meglio uno strumento attivo o uno strumento passivo? Una vera e propria risposta, come vi avevo già detto, non c'è e non ci sarà. Però deve esserci, se non altro, consapevolezza nella scelta. Non possiamo più dire con le elettroniche di oggi: non lo voglio attivo perché suona male, finto, sparone. No, è quell'elettronica che non ti piace. Non ha neanche senso abbandonare il passivo finché piace, e la semplicità ciclicamente torna sempre a piacere. L'impegno come costruttori dovrebbe essere quello di farvi suonare nelle condizioni migliori, fornendo strumenti schermati e bobine adeguate alla scelta fatta. Non possiamo più dire con l'elettronica. Ambulanza.